Buongiorno, sono Carla, un'ostetrica del punto nascita di Treviso. Abbiamo pensato di creare un video per avere un contatto con voi, futuri genitori. Questo video è quello che avremo trasmesso nell'incontro che fino al mese di febbraio abbiamo tenuto. Il mio compito è quello di mostrarvi virtualmente il nostro reparto e raccontarvi l'assistenza ostetrica che riceverete durante il ricovero. Questa è la nostra sala d'attesa. È posta al quarto piano, raggiungibile seguendo la striscia arancione e prendendo l'ascensore 30 o 31. L'unità operativa di ostetricia, con tutti i suoi servizi, è tutta sullo stesso piano, quindi incontrerete la segreteria, l'accettazione per i ricoveri programmati e non, e gli ambulatori per la gravidanza a termine, sia quella fisiologica sia quella a medio-alto rischio. Noi ostetriche, nell'ambulatorio fisiologico, vi prendiamo in carico dalla 40ª settimana, previo appuntamento telefonico con impegnativa del medico di base tutti i giorni dalle 14 alle 15, telefonando al numero 0422 328291. Mentre l'appuntamento per le gravidanze a medio-alto rischio vi dovete rivolgere al CUP con impegnativa sempre del medico al numero 0422 210701. A parte l'appuntamento per l'ambulatorio, potrebbe accadere che cominciate ad avvertire delle contrazioni a casa. Nella maggior parte delle volte è la fase prodromica del travaglio. Noi consigliamo di restare a casa il più possibile, in quanto l'ambiente domestico per mamma e bimbo è più confortevole. Fate una doccia, immergetevi nell'acqua, che è un elemento magico per aiutarvi in questa fase dove il nostro corpo e la nostra mente si stanno preparando all'incontro più importante della nostra vita, conoscere il nostro bambino. Le motivazioni per un controllo urgente e non, che non necessitano di prenotazione sono la presenza di contrazioni regolari, dolorose, con una frequenza di 3-5 minuti per circa 2-3 ore o una significativa riduzione dei movimenti del vostro bimbo. Inoltre, quando vedete perdite ematiche o liquide per la rottura del sacco, dovete venire in pronto soccorso. E quando la pressione arteriosa è aumentata ed è la rilevazione di 140-90 per almeno 2-3 volte nell'arco o mezza giornata o della giornata intera. Proseguendo nel nostro tour virtuale, incontriamo il reparto con le stanze di degenza, la sala parto e il nido. Le sale parto sono quattro, l'ultima nata alla vasca. Le sale parto sono fornite di ausili che vi e ci aiuteranno a vivere al meglio il momento della nascita. La palla, la liana, il materassino, ausili che vi permettono di assumere le posizioni che in quel momento desiderate. A carponi, geno pettorale, dove il bacino ha libertà di movimento, e di fianco per favorire ad esempio il riposo. Accanto a voi, durante il travaglio fisiologico, avrete l'ostetrica. Chi lo desidera può usufruire della parto analgesia o dell'uso del protossido d'azoto. Purtroppo, in questo periodo, abbiamo dovuto limitare la presenza della persona di fiducia scelta da voi, che faremo comunque entrare nel momento del parto e durante il pelle a pelle. Durante il travaglio potrete bere, mangiare degli snack, ascoltare la musica che più preferite. Anche durante la fase espulsiva potete assumere le posizioni libere. Nella sala parto con la vasca potrete travagliare e fare le medesime cose beneficiando del potere rilassante dell'acqua. Le informazioni che vi ho dato sono riferite ad una gravidanza fisiologica. Comunque, anche in una gravidanza a medio-alto rischio, cerchiamo di mantenere lo stesso tipo di assistenza. Il nostro obiettivo è quello che viviate questo momento di serenità e abbiate un ricordo positivo di questa esperienza. Vi aspettiamo e andrà tutto bene.